segue ormai da sempre, avrà notato che spesso in alcuni brani ci sono anche dei pezzi solisti. Pezzi solisti, cosa vuol dire? Che all'interno della compagine e della partitura ci sono degli strumenti, delle persone che suonano una parte appunto da soli e che si dice appunto da solista. Ed è usanza dopo far alzare il solista o la solista per prendere un applauso particolare perché ha fatto una cosa particolare. E dunque noi insomma, siamo legati anche a quelle che sono un po' le regole e le tradizioni del teatro, dell'orchestra. Adesso torniamo in Italia, anzi arriviamo in Italia perché le colonne sonore non sono solo d'appannaggio dei compositori d'oltreoceano, abbiamo fior fiore di compositori anche noi italiani, e Ennio Morricone è uno di questi. Ennio Morricone ha composto veramente dai brani classici a colonne sonore, a opere di altro tipo, di ricerca e quant'altro. E noi lo conosciamo per la grandissima collaborazione che ha sempre avuto con Sergio Leone, il regista, per cui ha firmato veramente una grandissima quantità di opere musicali. Il brano che però tra gli svariati che ha composto e creato li vogliamo fare ascoltare noi è un estratto da un film che si chiama The Mission, e all'interno di questo film c'è una scena particolare, c'è un personaggio particolare che a un certo punto suona il suo oboe come unico strumento di compagnia durante questo suo viaggio incredibile alla scoperta un po' del mondo, dei pericoli anche di se stesso. Questo film ha una piccola curiosità: quando il regista, che è comunque straniero, non italiano, decise di creare questo film, fece una cosa un po' strana, nel senso fece tutto il montaggio del film senza musica, poi chiamò Ennio Morricone e gli disse: io vorrei che tu mi facessi la musica di questo film. Morricone vide il film e si rifiutò di fare la colonna sonora perché disse: questo film è già pronto, va bene già così anche senza musica. Poi dopo varie insistere del regista, Ennio Morricone accettò, per fortuna, aggiungiamo, perché ci ha regalato questo bellissimo pezzo di musica, diretti sempre dal maestro Roberto Fasano, The Mission.